E questa era la chiave per comprendere la sua sapienza, quella sapienza che ha imparato accompagnando Maria, anche quando questa stava ai piedi della croce del Figlio. Guardare il mondo con gli occhi di Maria lo rendeva particolarmente attento alla presenza di Gesù, suo Figlio. Ha saputo vedere il suo volto nelle persone che incontrava. Tanti che hanno sentito il suo sguardo su di sé dicevano: «Mi ha guardato in modo speciale, sentivo che vedeva in me Gesù, ci sentivamo da lui amate». La capacità di vedere in ogni uomo l'immagine e somiglianza di Dio, il riflesso della sapienza divina, portava il Papa a rispettare ogni persona. Per lui non c'erano le differenze di nazionalità, di cultura o religione. Parlava con tutti e amava tutti, perché in tutti vedeva l'immagine di Dio, un mistero da scoprire, un progetto da realizzare, un'occasione per amare. E si metteva come il servo che è pronto ad obbedire il comando del Signore quando ritorna a casa al calar della sera per portare a compimento la propria opera e portare a compimento la propria vita come il vero capolavoro. Carissimi, anche noi, mettendo la nostra esistenza sotto lo sguardo e protezione della Vergine Santissima, siamo invitati ad entrare in questa logica dell'appello di Asnagura. A Maria, per intercessione di San Giovanni Paolo, chiediamo di aiutarci a cercare il volto di Dio, a vivere ogni cosa con il desiderio di essere, ricordare e vegliare. Sia lodato Gesù Cristo.